Ciao, sono Simone Lanzoni, sono un cantautore. Nel video di oggi analizziamo assieme uno dei brani più complessi e più onirici di Fabrizio De André. Mi riferisco ad Amico Fragile, di cui ho fatto una cover che è uscita la settimana scorsa e che vi lascio qua sopra se volete recuperarla. Per capire questo brano è necessario che capiamo il contesto in cui il pezzo è stato scritto, non solo del brano di per sé, ma anche che cosa sta passando a Fabrizio De André in questo momento. È il 1975 e Faber è all'apice della sua popolarità, ha rilasciato tutti quei dischi per cui lo conosciamo ancora oggi come il più grande cantautore di quel momento e si trova in una fase di cambiamento che non si è ancora concretizzato perché avverrà appunto grazie a Volume 8, il disco che contiene questo brano, album che viene scritto a quattro mani con Francesco De Gregori e che rappresenta un passaggio fondamentale da quella che è la produzione passata di Fabrizio De André fino a quello che farà in tutti gli anni successivi. Il disco viene scritto appunto a due mani assieme a De Gregori, ma contiene due pezzi che sono invece fatti totalmente di proprio pugno da De André e sono i due brani probabilmente più personali che De André abbia mai scritto all'interno di tutta la sua discografia, e cioè Giugno 73 e Amico Fragile. Le prime due righe della canzone ci presentano in maniera precisa il contesto nel quale questa canzone viene scritta. Lui si trova ospite una sera all'interno di una festa per ricchi in Sardegna, cosa che avveniva abbastanza spesso non solo perché era ovviamente uno dei musicisti più conosciuti e famosi in Italia in quel momento, ma perché De André deriva anche da una nota famiglia borghese. Vorrebbe parlare di attualità, in particolare c'era stata una dichiarazione della Chiesa sugli esorcismi, ma nessuno all'interno di quell'ambiente ha voglia di chiacchierare, vuole semplicemente sentirlo suonare. De André si spaventisce, prende una ubriacatura colossale e manda tutti a quel paese. In questo stato alcolico si richiude in uno sgabuzzino a casa sua, dove poi lo ritroverà anche la moglie e Puni la mattina dopo, e in questo stato scrive Amico Fragile. Le prime due righe della canzone, evaporato in una nuvola rossa in una delle molte ferritoie della notte, rappresentano proprio questo stato. È molto interessante il termine evaporato perché rappresenta un cambiamento di stato fisico e chimico, cambiamento che gli permette di fuggire dall'ambiente in cui si trova in quel momento e di vedere tutto sotto una prospettiva diversa, che è la prospettiva alcolica, ma in verità è una prospettiva estremamente lucida. Quello che lui vede, come se fosse una sorta di fantasma che si muove all'interno di questa di quest'ambiente, è tutta l'inutile ostentazione che viene sfoggiata. Affittare un chilo d'erba, e questa erba potrebbe fare riferimento anche alla marijuana in verità, oppure regalare a piene mani oceani, ma poi anche l'ipocrisia, i nascondigli a cui lui fa riferimento. La strofa ruota dal punto di vista musicale sull'alternanza di due accordi, che sono un primo grado minore e un secondo grado bemolle con una settima. È un accordo che denota una forte instabilità, che ha un senso molto profondo con le parole e con lo stato alcolico in cui De André si trova in questo momento. Il tutto viene accompagnato da questo arpeggio di quartine velocissimo che ricorda in un certo modo la produzione del primissimo Leonard Cohen. Questo riferimento alla musica americana non è una casualità. Come abbiamo detto, in questa fase De André sta collaborando con De Gregori, che porta a gamba tesa la musica di Bob Dylan e l'influenza di Bob Dylan in un certo modo di scrittura singer-songwriter americano dentro le produzioni di De André. Il ritornello, e ne abbiamo tre all'interno della canzone, basati tutti sulla stessa struttura non solo di accordi ma anche di metrica del testo, è dove abbiamo la prima apertura, perché dove abbiamo la prima entrata della relativa maggiore del brano. E in verità non si tratta di una vera e propria apertura, perché i ritornelli qua, e qua abbiamo il primo perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso di voi, è una presa di posizione, un distaccamento ben preciso e forse anche una missione di superiorità. È molto interessante il termine trincea, sia perché è estremamente affine con i nascondigli di cui parlava poco prima, ma perché dà in un certo modo anche il concetto di che cos'è l'Italia di quegli anni. Stiamo parlando di un'Italia che inizia già a essere sconvolta dai primi attentati delle Brigate Rosse. Nella strofa successiva abbiamo tutta una bella lista di inutili e convenevoli, e soprattutto abbiamo una persona che è De André, che ha necessità di avere dei rapporti umani che in questo momento gli vengono negati perché viene visto solo ed esclusivamente come un intrattenitore, termine assolutamente orribile per un artista. Questa condizione viene assolutamente resa tragica dalla battuta inserita a metà della seconda strofa.
Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. C'è chi pensa che questo faccia riferimento al fatto che la borghesia in quel tempo lasciassero totalmente i figli in uno stato di incuria assoluta, infatti furono molti casi di giovani borghesi stroncati dall'utilizzo di droghe. In verità, secondo me, questa battuta va proprio ad evidenziare con un alto grado di tragicità questa impossibilità di Faber di riuscire a installare un rapporto umano con le persone che attorno. Il fatto proprio di utilizzare una battuta ricorda in un certo modo quello che è un certo tipo di commedia all'italiana. Prendete ad esempio un film come La Grande Guerra di Monicelli. E lì andiamo a ridere su cose di cui in verità non c'è assolutamente nulla da ridere. Questa battuta è una sicuramente delle frasi più famose del brano, seguita senza ombra di dubbio da "Pensava bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra". Questa coppia di righe ha un doppio significato: da un lato ha una forza poetica estremamente importante, ma dall'altro lato, alla luce di tutto quello che abbiamo visto fino adesso, rappresenta sicuramente la gabbia in cui D'André si ritrova in questo momento di fronte a questo pubblico. Non è casuale che qua avvenga un qualcosa di nuovo, di unico, cioè l'introduzione di un tema musicale svolto dall'orchestra, molto struggente e molto forte, che rappresenta forse il vero e proprio chorus del brano. Questo ci fa arrivare al secondo ritornello, analogo nella struttura a quello del primo, fino poi alla strofa, alla terza strofa, la strofa finale. E qui abbiamo forse la serie di righe più metafisiche, più oniriche di tutto l'intero brano, che sono una serie di azioni che lui forse ha fatto mentre era nello stato alcolico durante la festa, o di cose che avrebbe potuto fare. Qui c'è un filo molto sottile tra una persona ubriaca ad una festa che in un certo modo può dare spettacolo e quella che è la normalità di un ambiente ricco, borghese, nel quale lui si trova in quel momento. Ci sono una serie di parole chiave assolutamente fondamentali. Ad esempio, quando lui dice "potevo barattare la mia chitarra il suo elmo", il termine elmo è molto forte perché dà una valenza assolutamente importante a quella della chitarra e alla musica in generale. Anche il termine cannibale, oppure arrivederci, quell'arrivederci finale che potrebbe avere numerose valenze, potrebbe essere semplicemente la chiusura della serata, ma potrebbe essere anche la chiusura della vita, oppure un sogno assolutamente irraggiungibile. Non è casuale che Faber più volte abbia cambiato quell'arrivederci in anarchia mentre eseguiva il brano dal vivo. Fino ad arrivare quindi al ritornello finale, e mai che mi sia venuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco di voi. Tutto questo raccontato da una persona con uno stato etilico importante fa capire molto bene quanto lui rimanga sempre comunque più lucido di questo ambiente falso, perbenista e borghese nel quale si trova in questo momento. La forza assoluta di Amico Fragile è che è un atto di protesta. Gli viene chiesto di suonare, ma lui lo farà soltanto per se stesso, non per le persone che gliel'hanno richiesto, e lo farà per voi che lo state ascoltando e che con lui vi trovate all'interno di quello stanzino dove lui si espone a cuore aperto le sue necessità e soprattutto la sua frustrazione di trovarsi di fronte ad un pubblico che non l'accetta per l'artista che è e per la persona che è, ma che lo vede semplicemente come qualcuno che debba intrattenere le loro serate estive. Amico Fragile rimane sicuramente il brano che De André ha avuto più caro in tutta la sua produzione. La storia di un artista che sa di essere utile agli altri, ma che fallisce quando il suo pubblico non si rende conto di avere bisogno degli artisti. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao!